non chi dice Signore, Signore. Un fratello si recò a visitare un anziano nella laura di Suca sopra Gerico e gli disse: «Come stai, padre?» L'anziano rispose: «Male». E il fratello gli chiese: «Perché, Abba?» L'anziano disse: «Ecco, è 30 anni che ogni giorno sto a pregare davanti a Dio e talvolta maledico me stesso quando dico a Dio: non avere misericordia di tutti quelli che operano l'iniquità e maledetti quelli che deviano dai tuoi comandamenti. E io devio sempre dai tuoi comandamenti e opero l'iniquità. Altre volte dico ancora a Dio: annienta tutti quelli che dicono menzogne, e io dico menzogne ogni giorno. E mentre penso cose malvagie nel mio cuore dico a Dio: la meditazione del mio cuore è sempre dinanzi a te. Non digiuno affatto, eppure dico: le mie ginocchia sono fiacche per il digiuno. Provo rancore per il mio fratello e dico a Dio: perdonaci come anche noi perdoniamo. Mentre la mia preoccupazione costante è il mio pane, dico: ho dimenticato di mangiare il mio pane. Dormo fino al mattino e prego salmodiando. A mezzanotte mi sono svegliato per celebrare le tue lodi. Non provo affatto compunzione e dico: sono spossato dai gemiti e le mie lacrime sono diventate il mio pane di giorno e di notte. E tutto pieno di orgoglio e di vanità, mi prendo in giro quando canto nel salmo: guarda la mia miseria e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Non sono affatto pronto e dico: il mio cuore è pronto, oh Dio. E così, insomma, tutta la mia liturgia e tutta la mia preghiera si ergono contro di me a rimprovero e vergogna. Il fratello disse: io penso, padre, che Davide dicesse queste parole di se stesso. Ma l'anziano, gemendo, rispose: che dici, fratello? In verità, se non osserviamo quello che diciamo nei salmi davanti a Dio, andiamo alla perdizione.